Eccomi qua, 11:35 in quel 34 precisamente, e il buongiorno c'è da parte di Lino Polimeni. Siamo al 3 settembre, siamo alle battute finali del programma Raggi Sole, però vi devo parlare anche perché dalla prossima settimana saremo un po' più sui social, saremo un po' più su Facebook e vi racconto cosa sta accadendo. Intanto, buongiorno, diamo la possibilità agli amici che si devono sintonizzare, a coloro che sono i politici fanatici, a coloro che i mangiafranchi a tradimento, mangiafranchi a tradimento, sì, ci sono anche i nullafacenti, gli schiavi, i leccaculi, i servi dei padroni, gli sguatteri della politica, a tutti voi che vi state sintonizzando, a coloro che sono i detrattori di Lino Polimeni, sguatteri della politica, politica calabrese ultima nel mondo per come è il sistema, corrotto clientelare. La cosa che mi dà sui nervi, buongiorno a tutti quanti, voi non avete il coraggio, ve lo dico io, quello che pensate voi, perché non avete gli attributi per dirlo. Perché su Cosenza e Catanzaro ci sono due new entry, c'è la politica. Io mi dispiace, io voglio dire, ritenevo e ritengo Roberto Occhiuto una persona intelligente, parlo del candidato a presidente, ma voglio dire, la gente da casa, a parte il centro-sinistra burrascoso, che si stanno ammazzando, che si fanno le vendette trasversali, un centro-sinistra inesistente, che si fanno il karakiri, la vergogna di tutti, questi politici che si fanno a gara, dovete vedere come degli affamati a vedere le liste. E uno ha scritto, molti hanno scritto, ci sono candidato! È come se avesse fatto il 13. Cioè, molti hanno scritto che manco loro ci credono, mi hanno candidato! Sono candidato! Come se non gli dovesse portare i voti al centro-destra, al centro-sinistra, alle liste civiche. È una cosa incredibile. Amici che ci siete, spero che condividete questo video. Ma io voglio dire, Katia Gentile, no, Katia Gentile, non candidano Pino, il padre, e candidano Katia Gentile. Come se la gente cade dal cielo e mucca, e mucca, e mbuccate voi calabresi, mbuccati! E poi Katia Gentile, per carità di Dio, ma quali sono i forti interessi che questi devono per forza fare politica? Ora, Claudio Parente, il politico insignificante, né arte né parte nella politica, quello che si guarda i cazzi suoi nell'ambito delle cliniche private, socio-occulto e altre cose. Questo signore insignificante che fa? Questa figlia che cade dal cielo, c'è inteso l'avvocato Silvia Parente, si candida al posto del padre. Ora voglio dire, Roberto, fammi capire, perché per non offendere la mia intelligenza. Tu non candidi Claudio Parente, non candidi Pino Gentile, ma candidi Katia Gentile e Silvia Parente. Perché cosa? Dice, no, loro fanno, mi tappo il naso, loro non fanno schifo, per lo più in Repubblica non valgono niente, sono schifosi, non c'entrano niente, loro, i padri non valgono niente. Per non perdere i voti, il pacchetto dei voti, te li metti dentro le figlie. Ma che cazzo di ragionamento è questo, Roberto? Ma fammi capire, ma come funziona la politica? Cioè, tu non candidi il padre Pino Gentile e Claudio Parente e ci metti le figlie dentro? No, noi siamo calabresi, siamo rincoglioniti, siamo stupidi calabresi che chiediamo a queste palle che raccontate voi e volete ancora che ci imbucchiamo le cose che ci dà? Ma come cazzo si ragiona? Ma che modo è di ragionare? Scusate, ma con tutto il rispetto chiedo scusa, di solito non sono sboccato, ma ti fanno uscire dalla testa queste cose? Allora, a parte il centro-sinistra, i nomi, scusate, stava cadendo il telefono, a parte il centro-sinistra, ma dico io, voglio dire, ma vogliamo andare, pure il telefono stava, poi c'è talmente schifosa la situazione che pure il telefono. Allora, voglio dire, Claudio Parente, tranquillo che tu le tue cliniche, i pagamenti, le tue cose, poi te le gestirai la figlia e quindi sei a posto. Pinareddu Gentili, Toninello Gentili, state tranquilli perché tanto
Ora sale Roberto, da quello che sembra, dalle ondate che danno, e ti sale tuo figlio, Tornello Gentile, al Parlamento. Quindi, diciamo, le vostre cose sono a posto, la famiglia è salva. La famiglia è salva. E quindi invece Silvia Parente, l'avvocato, adesso dovrà tutelare gli interessi della famiglia, delle cliniche e del padre. Complimentoni alla politica, complimentoni. Noi rincoglioniti calabresi, noi rincoglioniti calabresi, andremo, chi andrà a votare? Ma vi ricordate il post che ho pubblicato prima? Ma chi decide le liste? Il candidato presidente? E sono sicuro che quelle liste e quei nomi sono perfetti per noi elettori. Ma chi lo decide? Il segretario nazionale, la Lega, la sinistra, tutti i segretari nazionali decidono chi sono i candidati, e noi calabresi dobbiamo accettare questi nomi. Dove sta scritto? È possibile che questi nomi siano inciuciati con criminalità e con affari loschi, con massa mafia e tutto quello che c'è dietro? Chi decide? Chi decide che sono i nostri candidati? Chi lo ha deciso? Un candidato a presidente e un segretario di partito? E siamo sicuri che non sbagliano? Calabresi, svegliate! Svegliate le vostre coscienze! Rompete le catene! Dite basta a questo sistema, Dio mio!